Ciao a tutti ragazzi, sono Dachnak e oggi tratterò un argomento piuttosto caldo dell'ultimo periodo, la questione CiccioGamer89. So che avrei dovuto fare questo video almeno una settimana fa, ma non importa, io lo registro lo stesso. Ci sono state diverse discussioni ultimamente tra Ciccio e chi lo criticava. C'è stato il problema dei bot di Pokémon Go, problema del copyright della canzone, ma in questo video parleremo del secondo argomento. La questione Pokémon Go secondo me si è dilungata fin troppo, in quanto Ciccio nel suo video ha mostrato la prova che il programma era semplicemente CPU ID HV Monitor. E quindi mi sembra una verifica più che sufficiente a provare la sua onestà nel giocare a Pokémon Go. Uno youtuber chiamato Leprechaun, che ha anche parlato di Ciccio Gamer, ha anche fatto un video di mezz'ora su questa questione, ma secondo me è inutile continuare a fare i mattoni video su questo argomento. L'altra questione su cui mi dilungherò di più è quella del copyright. Vi spiego in pratica cosa è successo. Un ragazzo di nome Leda ha creato una canzone da fan, utilizzando dei pezzi di voce delle immagini di Ciccio Gamer. Ciccio Gamer poi ha chiesto se potesse caricare la canzone sul suo canale e Leda ha accettato, ma quest'ultimo, dopo che ha scoperto che Ciccio Gamer ha monetizzato la sua canzone, si è lamentato e da lì è partita la discussione. Ora dico la mia opinione. Il ragazzo ha usato dei pezzi del lavoro di Ciccio Gamer, assolutamente. Però poi ne ha creato un prodotto interamente suo, appartenente solamente al creatore, Leda quindi. Effettivamente, come dice Ciccio, loro ci guadagnano solo, sponsorizzando la canzone, e non gli viene tolto niente. Rimane però una cosa diversa caricare un contenuto creato completamente da un'altra persona e monetizzarlo, da prendere un'immagine o un audio e crearci un prodotto completamente nuovo, e rimane una cosa ingiusta. Ora vi linko un video di un ragazzo di nome Blur, che io non conosco assolutamente, ma con cui mi sono trovato d'accordo su molte cose dette nel suo video. Lui parla anche di questa situazione, dice delle cose sul copyright, parla del transformative content, eccetera, eccetera. Ciccio Gamer parla di come ogni prodotto fatto utilizzando una sua immagine o qualsiasi altro spezzettone appartenga interamente a lui. Niente di più sbagliato, secondo me. Poi sostiene come gli youtuber addirittura siano degli artisti. Ma vabbè, è totalmente un'altra questione, su cui non sono effettivamente neanche abbastanza documentato. Butterà giù anche pagine e gruppi Facebook. Ma attenzione, Ciccio, a attaccare solo chi sta effettivamente sforando il limite di critica, ironia e satira. Ciccio dice poi che i youtuber grandi non devono più aiutare gli youtuber piccoli, ma invece dovrebbero. Anche solo postare un link su un social potrebbe aiutare infinitamente un piccolo youtuber a emergere dal fango dello YouTube di chi è appena iniziato. Ora io non sto assolutamente, o almeno non ho l'intenzione, di creare flame, sto solo esponendo la mia opinione su cosa è successo da poco, quindi la denuncia, caro Ciccio, te la puoi anche tenere. E questa è satira, quindi anche qui nulla di attaccabile. Io inserirò l'hashtag di CiccioGamer89 nella descrizione, in modo che lui, se vuole, lo può anche vedere e se ci sei, scrivi nei commenti cosa ne pensi. Vi dico già che non sono un hater nei confronti di Ciccio Gamer, è molto simpatico e certi contenuti che porta mi piacciono anche, e non lo prenderei mai in giro a cazzo di cane per la sua obesità o quant'altro. E niente, spero che il video in generale sia piaciuto a tutti. Da Dachna, questo è tutto, alla prossima!